Ciao ragazze, oggi parliamo di collagene. Collagene da bere, collagene in pasticche, collagene da applicare, collagene da iniettare. Come se fosse sufficiente mangiare o applicare o iniettare collagene per rimpiazzare il collagene che via via con gli anni viene meno. Infatti, ve l'ho spiegato in altri video e poi farò anche degli approfondimenti su questo argomento. Via via che passano gli anni, ancora di più dopo la menopausa, quando non abbiamo più di estrogeni dalla nostra parte, sintetizziamo sempre meno collagene e quello che rimane è quasi sempre un ammasso di collagene che si è legato agli zuccheri oppure frammenti di collagene non più funzionali. Ovvio, e voi sapete che il mio modo di affrontare il passare degli anni, tutto quello che facciamo in superficie o mangiandolo, quindi nel caso del collagene, prendendo l'integratore o bevendo queste acque al collagene, che mi state domandando, Martina, cosa ne pensi? Ecco, serve davvero a poco. Però esistono una serie di strategie, che messe insieme possono davvero fare la differenza. Voi sapete che io affronto il passare degli anni non solo in modo naturale, ma in modo sempre più olistico. Quindi alla fine un corpo, una pelle, un tessuto, le rughe vengono più tardi possibile, invecchiamo più tardi possibile se un corpo sta bene. Esistono alcuni apparati e organi che affronterò in vari video e oggi partiamo da quello più importante, che mantengono il nostro collagene. Nel caso della medicina cinese, questo organo è la milza. La milza, di cui vi ho già parlato in autunno, perché è un organo che viene sollecitato in autunno, però è importantissima tutto l'anno. Cosa fa questa milza di cui mai nessuno parla? Allora, innanzitutto la milza è legata, parlando ovvio qui è un canale dove si parla prevalentemente di anestetismi, è legata alle rughe gravitazionali, alla perdita di tono, proprio alle nostre fibre di collagene, al mantenimento della forma e per noi grandicelle dopo la menopausa mantenere la forma è sempre un pochino più difficile e i prolassi, quindi tutto ciò che prolassa verso il basso purtroppo è legato a squilibri della milza. Così come il gonfiore, quindi quando avete, non so, il viso piuttosto gonfio, un po' di doppiamento, le braccia, avete visto, si infiltrano poi di liquidi, quindi vediamo questa ritenzione idrica un po' sui fianchi, sull'addome, sulle braccia, sulla schiena. Ecco, la milza è, diciamo, la responsabile di tutto questo quadro, che non so se siete grandicelle come me, forse vi state già riconoscendo. E vi starete già domandando cosa fare. Innanzitutto cerchiamo di evitare quello che non andrebbe fatto. La milza non gradisce nessun tipo di eccessi. Anche sull'alimentazione, sapete che il mio pensiero è quello di essere sempre piuttosto equilibrata. Io non sono a favore dell'eliminazione di alcuni alimenti o di alcune cose in modo totale e completo, perché anche quello non fa bene al nostro corpo, perché qualsiasi tipo, a meno che voi non lo facciate con estrema gioia e soddisfazione, qualsiasi tipo di rinuncia protratta per troppo tempo non fa bene né alla nostra mente né al nostro corpo. Però andiamo avanti, quindi gli eccessi in genere e in particolare gli eccessi di zucchero. Cosa fa benissimo alla milza? L'alimentazione consapevole. Cioè, ad esempio, è quello che sto facendo. Infatti, alcuni mi hanno detto: Martina, ti vedo meglio, ti vedo un po' più sgonfia, più tonica. È quello di fare il vostro e la vostra portata, il vostro piatto, sempre ben bilanciato e mettendoci anche cose che proprio vi piacciono. Ora, no, proprio il fritto tutti i giorni. Però ecco, piccole dosi di cose che vi piacciono, che siano equilibrate tra di loro, di colori diversi, quindi variare sempre, e cercate di prendere alimenti che possono in qualche modo gratificare sia l'aspetto sensoriale in termini generali che l'aspetto nutritivo. Quindi una cosa che vi piace proprio di sapore, di odore, di colore, il piatto bello da presentare. E mangiato non in modo frenetico come siamo abituati a fare o casomai col cellulare in mano, ma in modo assolutamente consapevole. Quindi anziché deglutire mentre leggo il giornale, mentre mangio, ecco,
cercare di mangiare in modo consapevole. E un'altra cosa meravigliosa che fa bene non solo alla milza, ma fa bene anche al prossimo, è quello di aiutare persone che casomai in questo periodo non se la passano proprio bene e cercare di renderle felici. Questo direte che c'entra la milza. Secondo la medicina cinese, anche secondo me, fa un gran bene, quindi porta in equilibrio la milza, perché la milza è legata alla terra, la terra è la nostra madre, e perciò affrontare, quindi aiutare, dedicare del tempo nostro a far star bene una persona è proprio un nutrire in modo consapevole e profondo la vostra anima. Oggi sono andata un po' oltre le rughe, però vi garantisco che questo tipo di approccio vi farà bene non solo al tono, alle rughe, al gonfiore, a tutto quello che vi ho detto, ma vi farà un gran bene al vostro benessere generale. Un abbraccio, se è stato interessante condividetelo o con le amiche o con chi volete, e se non siete iscritti al canale iscrivetevi. A presto!